Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un commento per interagire tra di noi, dove ci sarà uno scambio intenso di opinioni, e di spolliciare su. Finalmente si va a cassa, finalmente si becca una schedina. Domenica scorsa beccati 8 risultati su 10. 8 risultati su 10. Sono stato anche abbastanza, diciamo, fortunato da un lato, ma uno che ingarra 8 risultati su 10, diciamo, c'è anche un pizzico di bravura nel scartare. Vabbè, a parte che io i posticipi serali non li gioco mai, li gioco solo in singole, quindi per me è stato facile evitare il derby Roma-Lazio, anche se vedete il video io l'avevo detto in cosa. Diciamo, ho combinato i miei 8 risultati beccati, ho combinato i miei pronostici nel mio solito sistema con 4 fisse e 3 variabili. Nelle 3 variabili ho messo 3 X con la speranza che alzassero la quota. Roma, sono usciti tutti e 3 X e si va a cassa finalmente. Spero di essermi guadagnato un po' della vostra fiducia. Io vi dico sempre, non giocate tutti i miei risultati, è giusto per confrontarvi, magari avete un dubbio, dico, cioè, vediamo un menuzzo cosa dice, e decidete che poi si messe qua tutti i bulletti e tutti quel che danno i pronostici. Isse una fatica per i centri scommesse, giocate in maniera responsabile. Mi merito un applauso, un piccolo applauso me lo merito. Potrei anche fermarmi qui e vivere sugli allori. Noi siamo dei appassionati, degli ingalliti scommettitori. Finché c'è la Serie A noi continueremo a giocare, ma quest'anno ci saranno anche i mondiali, quindi non finiremo mai di giocare. Turno infrasettimanale per 33esima giornata. Vi consiglio una giocata molto ma molto soft, che già giochiamo assai nel weekend, ma se mette pure l'infrasettimanale non vale la pena spendere troppi soldini. Una sestina così molto semplice, molto soft. Benevento Atalanta. Benevento strappato un grandissimo punto a Sassuolo, se Benevento ormai va solo per la gloria, però l'Atalanta va per l'Europa League, diciamo è superiore al Benevento, quindi 2. Fiorentina-Lazio, la Fiorentina va per l'Europa League, la Lazio per la Champions League. Prevedo una partita molto aperta, quindi andrei sul gol. Roma-Genoa, si potrebbe giocare l'1, per la Roma vale lo stesso discorso fatto per la Lazio, però non lo so. Diciamo, la Roma gioca la Champions League, il derby potrebbe essere un po' stanca, il Genoa è una squadra imprevedibile, molto solida in difesa, io andrei tranqui, una doppia chance 1x under 4,5. Napoli-Udinese ormai, mamma mia, vabbè, lasciamo stare. L'Udinese 9 sconfitte consecutive, non penso si riprenda proprio oggi contro i partenopei, che devono assolutamente vincere, ma non tanto per lo scudetto, ma anche per lo scudetto, visto che domenica c'è lo scontro diretto con la Juve, ma per far pace con i propri tifosi. Quindi qui una combo bet 1 più multigol 2-5 gol. Crotone-Juve, Crotone per la salvezza, la Juve per il settimo scudetto consecutivo, non si può permettere di pareggiare, la Juve deve assolutamente vincere, e vincerà, la Juve vincerà. Anche qui una combo bet 2-5 gol, 2 più 2, 5 gol. Chiudiamo con Sampdoria-Bologna, si potrebbe stare l'1, ci potrebbe stare l'1, ma io consiglio una doppia chance 1x più 1 over e mezzo. Questa è una sestina, più o meno una quota di 15, investendo una modica cifra di 5 euro si arriva più o meno a una 80 di euro. Vi ringrazio per aver visto questo video fatto col telefonino, ma non avevo tempo, mi ricordate che c'era l'infrasettimanale.
mamma mia, per chi lo venia. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e di spolluciare. Grande cassa, grande cassa.